uno di quelli lì. Pensa a uno di quelli lì, è storico, come se non fossero più esistiti. Fra 6 mesi non si ricorderanno neanche i nomi. Pensa cosa hanno inciso nella storia di questo paese. Niente, niente. Quindi dobbiamo riprogettare l'energia. Semplice. La politica a 2 righe, entro il 2040, tutta l'energia elettrica prodotta in Italia si farà con le rinnovabili. Entro il 2060 tutta l'energia si farà con le rinnovabili. 2 righe, partenza adesso. E si comincia, si lascia il petrolio, perché il petrolio sta andando sempre più su, il cibo dipende dal petrolio, il 90% di quello che mangiamo dipende dal petrolio, non ce lo porterà più nessuno il cibo, o ci organizziamo adesso a coltivarlo vicino, a ristrutturare l'agricoltura, mettere il contadino al centro di una trasformazione, il contadino moderno deve essere un'icona, deve essere una persona rispettata, non che deve chiudere e andarsene. Perché dobbiamo produrre in un'altra maniera. Come fare con l'energia? Dobbiamo consumare da 6 kW, che è il consumo medio, arrivare a 2, perché 3 miliardi tra cinesi e indiani arriveranno ai nostri consumi, non ci possiamo. O diminuiamo noi, o il mondo esplode. Materiali, possiamo costruire con metà materiale, da 40 tonnellate l'anno a 20 tonnellate. 20 ore di lavoro alla settimana, non 40. La crescita non dà posti di lavoro, la crescita toglie i posti di lavoro, la crescita toglie i posti di lavoro perché aumenta la produttività la fai con poche persone e molta automazione. La più grande nave portacargo del mondo, che è 3 volte una portaerea americana, 3 volte, la Mary Matt, ha 15 persone di equipaggio. Se vai nel Hamburgo, il deposito dei pezzi di ricambio dei rimorchiatori, che è lungo 1 chilometro per 700 metri, che dà tutti i pezzi di ricambio, ci lavorano in 2 e uno l'hanno licenziato ieri perché era in esubero. Il traffico di città da milioni di persone in Corea sono fatte da 3-4 persone con strumenti col GPS, convogliano il traffico pubblico dove serve e lo convogliano dove non serve. Ma è pazzesco. E noi parliamo di crescita, di posti di lavoro. Stiamo scherzando, basta questo lavoro, la parola lavoro, stiamo attenti perché passa tutto, qualsiasi cosa, dalla TAV 22 miliardi. Allora, voglio capire io perché devo pagare le tasse, me lo dovete dire. Io sono uno che paga, ma io mi sto stufando, perché voglio capire e voglio sapere che cosa pago con le mie tasse. Perché se pago 32.000 euro di un politico di pensione al mese, non ci sto più. Se pago la TAV che non serve assolutamente a nulla perché le merci stanno calando, la circolazione sta, non ci sto più. Se pago le province, se pago doppi stipendi, tripli stipendi, pago pensioni a gente così, non ci sto più. Se pago le sovvenzioni con le mie tasse di 1 miliardo di sovvenzioni agli editori per fare un'informazione che mi prende per il culo, non ci sto più. Se pago le mie tasse per finanziare il petrolio che fa guerre, che fa disastri, che farà dei disastri ancora adesso, non ci sto più. Allora mi dovete dire che cosa mi mettete sul piatto delle mie tasse, perché io per fare un'analisi in ospedale ci ho messo 6 mesi, ho dovuto andare privatamente, il 60% degli italiani paga 2 volte il servizio sanitario, uno nazionale e uno privatamente. Sono concetti che dobbiamo sederci lì e dire che cosa vuol dire essere in Europa. Un mercato unico, una moneta unica. Non possiamo avere la stessa moneta e un'economia da poveri, perché noi più ci impoveriamo più la Germania cresce, perché si basa su questo, impoverire gli altri per crescere lei, ma noi non abbiamo la stessa economia. Quindi io non lo so, quindi 90 su 100, io te lo metto qua, ci riprendiamo la lira. Sarà bene, sarà un male, svaluteremo del 40-50%, sarà un bagno di sangue per tutti, ma dobbiamo toglierci questa cosa del triple A, delle 2A, dello spread, che ci prendono per il culo, ci mandano in mano al fondo monetario, cioè ci tolgono, con le A servono a non essere più finanziati dalla banca centrale, perché la banca centrale poi finanzierà quelli con la tripla A, noi non ce l'abbiamo più, allora il fondo monetario arriva, il fondo monetario sono gli americani. Dobbiamo avere il coraggio di dire, come la Concordia, no? Che è messa
che è inclinata. Dalla costa, eh? Inclinata. Sì, è messa lì, è esattamente come siamo noi. La Concordia è italiana nel nome, costa, ma la proprietà è americana, esattamente come l'Italia. Basta questa influenza degli americani in questo paese qua, basta, usciamo dalle NATO, riprendiamoci una sovranità politica, economica, di tutto, abbiamo bisogno di diventare dei cittadini seri, basta. Insomma, il viaggio di Monti a Londra è stato inutile, non bisogna convincere i mercati. Ma Monti è una brava, e vedi, Monti va lì, gli fanno un po' sulle spalle.